Buongiorno a tutti e benvenuti su T-Games. In questo video vediamo 20 nuovi videogiochi dalla grafica molto realistica tra i titoli in arrivo nel corso del 2024 e del 2025. Prima di iniziare, se trovate utili i nostri contenuti e volete supportarci, considerate di mettere un like e di iscrivervi al canale. E se vedete qualcosa di interessante o avete altri titoli da suggerirci, fatecelo sapere nei commenti. Grazie per la visione e ora partiamo con la lista. La storia di The Occultist si svolge mentre Alan Rebels esplora Godstone, usando i suoi talenti paranormali per comunicare con le anime minacciose che indugiano nelle strade ed edifici desolati. Instinction è un action-adventure FPS ambientato nella Valle del Rift, dove le linee temporali del passato e del presente si scontrano. Project Awakening è un gioco di ruolo d'azione di prossima uscita in ambientazione fantasy, sviluppato da Cygames e inizialmente annunciato per PlayStation a settembre 2018. Crimson Desert è un action RPG open world per giocatore singolo, sviluppato dallo studio sudcoreano Pearl Abyss e inizialmente pensato come prequel dell'MMO gratuito Black Desert. In Metal Gear Solid Delta Snake Eater, il giocatore scoprirà la storia delle origini dell'iconico agente militare Snake e inizierà a svelare la trama della leggendaria serie Metal Gear. Black State offre una vasta gamma di armi e gadget tattici da padroneggiare per avere la meglio sul campo di battaglia, che comprende intensi scenari di combattimento e sequenze furtive. Exodus è stato annunciato con un trailer ai The Game Awards 2023. Si tratta di un action-adventure con elementi RPG e ambientazione sci-fi, sviluppato da Archetype Entertainment e in uscita su PC, PS5 e Xbox Serie X ed S. And I had to save her.
Where Winds Meet è un gioco fantasy radicato nella storia della Cina in una manciata di anni tra la dinastia Song e quella Tang, avvicendatesi in un lasso di tempo molto più vasto, conosciuto come il periodo delle 5 dinastie e 10 regni. The Dark Ages è il prequel FPS d'azione per giocatore singolo degli acclamati Doom del 2016 e Doom Eternal. In Transience, il giocatore diventa un mercenario nella New Houston dell'anno 2056, mentre segue la storia di vendetta di un uomo che fugge da Transience. In Stalker 2 si esplorerà la vasta zona di esclusione di Chernobyl piena di nemici pericolosi, anomalie mortali e potenti artefatti. Here's your bolt. When I need a bolt. Take a look around. Kingdom Come Deliverance 2 è un gioco di ruolo d'azione ambientato nel caos di una guerra civile nella Boemia del XV secolo. Becoming more than a peasant. Trouble with an adventurous life. It can end before it gets started. Road to Vostok è un gioco di sopravvivenza hardcore per giocatore singolo ambientato in una zona di confine post-apocalittica tra Finlandia e Russia. Bisognerà sopravvivere, saccheggiare, pianificare e prepararsi per attraversare la zona di confine ed entrare nel Vostok. Jandolski è un semplice lavoratore che lotta per sopravvivere su un pianeta solitario. Per riparare la sua base e andare avanti, deve creare versioni alternative di se stesso, gli alter ego. Ogni alter ha la sua personalità, i suoi punti di forza e di debolezza. I feel incompetence, incoherent decision making, a groundbreaking mission on the verge of failure. Damn. I just hope I don't fuck everything up again. You want a relationship that lasts. Put some effort in it. Each Jan is a different person. It will be extremely difficult to keep everyone happy. Death Sprint 66 fonde corse a piedi ad alta velocità con un'ambientazione distopica e ostacoli mortali.
Hunger è uno sparatutto slasher PvP e PvE in prima persona con elementi RPG. Bisognerà sopravvivere all'Europa napoleonica esplorando e combattendo per prevalere. In Pioneer si vestono i panni di un ex agente che deve sopravvivere in un mondo post-apocalittico. Il giocatore dovrà salvare i suoi compagni e indagare su una situazione mistica. Exilege è ambientato su un pianeta coperto solo dall'oceano e da costruzioni artificiali, in cui il giocatore agisce nei panni di un giovane tuffatore dal passato misterioso. In Squadron 42 ci si imbarca in un'avventura cinematografica per giocatore singolo nei panni di un pilota da combattimento esordiente della Marina nell'universo di Star Citizen. All ships. We're under attack by Vandal forces. Repeat, we are under attack. There have been battles? Pragmata mette il giocatore di fronte a un'ambientazione e a una narrazione complesse, accompagnate da una grafica all'avanguardia che sfrutta completamente le funzionalità dei sistemi di nuova generazione. Sorry, kiddo. We still got a ways to go. E anche per questo video è tutto. Grazie a tutti per la visione, un saluto a tutti e appuntamento al prossimo video.